Apriamo ora la pagina sportiva con la pallavolo. Buona la prima per la Sirasusa Perugia che ieri al Pala Barton ha vinto per 3-7-0 la sfida con Milano, gara 1 dei playoff della Superlega. Migliore in campo il centrale brasiliano Flavio con 6 muri e 10 punti in totale. Ma rivediamo la cronaca della partita con Luca Pisinicca. Comincia senza sorprese la serie di playoff a scudetto per la Sirasusa Perugia che in gara 1 dei quarti passeggia 3-0 al Pala Barton contro l'Allianz Milano. C'è partita di fatto soltanto nel primo set dove i Black Devils controllano senza mai andare in svantaggio nel punteggio, ma al tempo stesso senza riuscire a staccare gli avversari, a fare la differenza nel finale di parziale, una serie firmata Ole Plotnicki. In grande forma è preferito a Semeniuk dal primo minuto. Ma il vero mattatore del match è il cubano Jesus Herrera, titolare al posto di Rychlicki e determinante con i suoi ace, con la sua ricezione, in particolar modo con i suoi attacchi che lo portano ad essere il miglior realizzatore in assoluto con 17 punti. Forti di una condizione psicofisica pienamente ritrovata, i bianconeri nel secondo e terzo set schiantano Milano facendo ruotare ulteriormente il roster e archiviando la sfida 25 a 15 e 25 a 18 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco, il tutto con una semplicità quasi disarmante. È stata una bella vittoria, andiamo subito perché si ricomincia a Milano e sicuramente a Milano non è che sarà, diciamo, come l'altra volta e quindi sarà una partita difficile perché sono i playoff e ogni partita è, diciamo, è una battaglia.